detto che ancora e sempre sarà. Poi vada come vada, ci laureiamo in cultura della strada, città e paesi ci mostrano tesori di capitelli, di rosoni e di pitture, affreschi in chiese, duecentesche di sculture che conserviamo dentro gli occhi e dentro i cuori, e non ci perdiamo perciò. Templi e teatri antichi o stile rococò, vediamo mari, laghi e boschi sconosciuti che certamente non avremmo mai veduti, grazie alla nostra professione che ci ammalia, noi conosciamo questa grande e bella Italia, dialetti ed usi, costumi ed i sapori che non avremmo mai pensato d'essere veri. Sembra bello farlo anziché no. Buonasera e benvenuti amici. Mamma mia che emozione ogni volta ritrovarci qui insieme. Davvero per me, sono sincera, è la verità, sono davvero sempre molto emozionata. Io volevo annunciarvi tutti gli errori che ho fatto la scorsa settimana, ma era la prima diretta, abbiamo fatto altre puntate, insomma erano registrate, erano eventi comunque sempre in diretta estivi che abbiamo mandato in onda in anteprima, prima appunto di una diretta. E poi continuavo a dire arrivederci a sabato prossimo amici, e domenica, però io non ci posso far niente, mi cambiano sempre orario, mi cambiano serate. Canale Italia, vi prego, un appello, mantenete gli orari, perché sennò Maristella, insomma, anche poi la sua età poi si sbaglia, va bene, insomma, perdonatevi. E poi ho dimenticato una cosa importantissima, il nostro trucco parrucco, grazie a Sara, facciamo un applauso alla nostra Sara. Sara il trucco, che senza di lei, insomma, come andiamo in onda, eh? Tutti sbiancati, tutti un po' fantasmi, insomma, però la notte di Halloween è appena finita, quindi eccoci qua. Ora non perdiamoci in altre situazioni, perché ho in altri argomenti, perché dobbiamo andare subito, subito a fondo nella notizia, a fondo, ma tanto io che, ma non me ne può fregare di meno, io mica sono una giornalista, io sono il vostro autore e conduttore Italia Amica, eh? L'applauso qui non arriva. Oddio, povera Italia Amica! Grazie, quindi insomma non sono una giornalista, per cui faccio anche molti errori. Ma ringraziamo soprattutto chi ha cantato la sigla Italia Amica, che è il nostro mitico Don Bacchi. Facciamogli l'applauso. Grandissimo, grazie, grazie Don Bacchi. Ma avremo delle notizie davvero importanti della settimana, naturalmente non ce la facciamo a dirle tutte quante perché è impossibile, però davvero andremo in argomenti molto molto forti, un pochino pesanti, quindi per alleggerire un po' il tutto, io mi sono organizzata amici, ho invitato alcuni ospiti che ritengo amici, amiche e soprattutto importanti per far sì che alleggeriamo un pochino le notizie dure. Alla mia destra abbiamo il nostro mitico Luca Perderzoli, che farei un buonasera, applauso, conduttore, presentatore, chi più ne ha più ne metta, eh? Ciao, quindi Maristella, poi dopo buonasera. Andremo un po' più a fondo. Alla mia sinistra, basta guardarla, signori, modella, attrice, anche lei insomma conduttrice in alcuni eventi, ma in realtà soprattutto dobbiamo dire che è bella. Grazie. Quindi l'applauso alla nostra buonasera, Laura. Buonasera. Di tu il tuo cognome, ti prego, perché io... Dimmi Laura. Allora, Laura Spimpolo.
Spimpo. Ma è un cognome veneto, mi dicevi. È un cognome veneto, mio quindi, padre insomma, è di Montagnana, giochiamo in casa. Quindi sei a casa tua. E esatto. Poi, signori, la scorsa settimana, così timida, così delicata, però abbiamo ricevuto tanti messaggi, tante mail. Ma quanto è carina quella ragazza, perché poi noi abbiamo anche, insomma, persone anche un po' più grandi di età, che per cui, insomma, hanno fatto i complimenti loro che hanno esperienza, Laura, la nostra Laura, grazie, al computer che leggerà, grazie, le nostre email. Naturalmente non tutti possono, mandano le mail, Laura, perché insomma non sono molto abituati. Noi non apriamo tanto il telefono perché davvero abbiamo poco tempo, ma verso la seconda parte, questa sera ve lo prometto, apriremo anche il telefono perché siete voi a fare Italia Amica. Allora ricordatevi, intanto mandiamo le mail in sovrappressione perché questo è importante, eh? italiaamica@canalitalia.tv, leggete, insomma, chi è aggiornato online ai giorni d'oggi, insomma, mandate le mail, chi no, insomma, poi farete qualche telefonata un po' più avanti. Intanto io mi auguro di poter fare la vostra voce qui in studio con voi. Allora, intanto prima di parlare della vostra arte, Luca, sì, sì, che poi lui è un conduttore, insomma, questa sera, io apprenderò da te. E tu apprenderai la pazzia di Maristella come conduttrice. Insomma, adesso, a parte gli scherzi, dopo parleremo anche di voi perché è importante, siete qui anche per questo, ma io chiedo al nostro regista, quindi entriamo in fase molto seria, di mandare un filmato importantissimo sull'argomento pedofilia. Ok, grazie Francesco. Dall'altra parte potrebbe esserci chiunque. Naturalmente qui non c'è molto da sorridere perché è un filmato forte, infatti ringraziamo anche la testata giornalistica per questo filmato. Ecco, io mi rivolgo a questa ragazza che abbiamo qui sulla nostra sinistra, ragazza, modella, attrice, per cui insomma sei stata anche un po' più piccola, Laura, sì, di quest'età. Oggi tu hai? 31 anni. Ma dimmi, anche visto il tuo lavoro e tutto, ti è mai accaduto qualcosa del genere di questo filmato, cioè tipo questo filmato molto forte? Ti è accaduto qualcosa quando eri più piccola o non so, nell'infanzia? Allora, calcolando che comunque io l'epoca di internet e quindi di questi social network, Facebook piuttosto che altri contatti principalmente telematici, è cresciuta, diciamo, mentre crescevo anch'io, quindi l'ho vissuta fondamentalmente negli ultimi anni, anche perché ho avuto il collegamento in casa tipo una decina d'anni fa, quindi abbastanza recente. E no, non ho mai avuto casi del genere. Grazie a Dio. Grazie al cielo, esatto. Nel lavoro
non ho mai avuto, si vede che buono, non so. Non sei stata fortunata, guidata bene. Non ho avuto bene, proposte anche indecenti, oppure qualche proposta velata, sì, ma poi alla fine comunque non si è inconcluso in nulla di fatto, anche perché, ripeto, io restavo proprio col punto interrogativo. Quindi assolutamente no, sono veramente molto fortunata, perché sento sempre in giro, sia nell'ambiente, diciamo, del teatro, della moda, dello spettacolo, sia anche in ambienti più comuni. Certo, che perché non ne è detto. Capitano veramente di ogni colore. Ma difatti pensano che soprattutto è nell'ambiente dello spettacolo, della moda o appunto altre cose artistiche, mentre invece a volte è proprio in casa anche che accade, sì, di avere. Però, anche cose peggiori addirittura di queste. Però tu cosa ne pensi, che cos'è per te la pedofilia? La parola pedofilia ti fa paura? Che cos'è per te esattamente? E più che paura mi fa, come posso dire, tipo ribrezzo, pena, cioè comunque sono persone... Anche pena per... Per la situazione in cui comunque vivono queste persone, perché alla fine sono la malati. Pedofilia è... sì. Diciamola di sì, è anche una malattia, quindi comunque io se potessi essere un giudice, sì, in Italia la punirei molto 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 severamente, perché per me non è ammesso. Ecco, adesso con bambini, bambine, cioè 5 anni, 4 anni, ma ragazzi, cioè veramente come si può? È impensabile per quanto mi riguarda. Poi è chiaro, quando una ragazza, un ragazzo, comunque una persona incomincia ad avere l'età della sessualità, lì allora è un'altra cosa, uno può anche starci, può non starci, può pensarci, può valutare le sue scelte. Però, ecco, è proprio un mondo... Sì. Che ti incute un certo malessere, sì, no? Quando molto, se ne molto, anche adesso, perché il mondo va sempre più a rotoli, quindi insomma... Chiediamo al nostro Luca, che credo che proprio... chiediamo a te un parere su proprio la parola pedofilia. Cioè, tu cosa pensi che dobbiamo... Ecco, così siamo in un salotto, io come dico sempre non diamo sentenze, diciamo semplicemente come la pensiamo, noi e molte persone che ci stanno guardando in questo momento a casa. Ma... oppure prima ascoltiamo la telefonata, c'è una telefonata? Strano, perché non abbiamo nemmeno detto il telefono, ma forse lo conoscono. È bello questo, pronto? Pronto, buonasera. Buonasera. Da dove ci chiama? Allora, io mi chiamo da Napoli. Da Napoli, ti chiami? Allora, io mi chiamo Roberto. Oh, buonasera da Italia Amica, da Maristella e dai nostri ospiti. Sì. Prego, voleva dirci qualcosa a riguardo questa notizia molto... queste notizie che ormai ci sono da molto tempo, purtroppo, e ci saranno ancora. Voleva dire qualcosa a riguardo, oppure aveva qualcos'altro da dire? Sì, allora, volevo dire che questo problema, insomma, è molto diffuso, insomma, questo problema della pedofilia è una cosa molto diffusa in tutta Italia e non si cerca il mezzo, insomma, per frenarlo, questo tipo di fenomeno, insomma. Poi volevo fare un saluto in generale a tutta la... l'Italia Amica. Grazie. E molto... poi salutavo anche le ragazze del Bar Papà, il Rendezvous a Porting di Caserta. Ah, benissimo. E al mito Gianni Vendemia degli Edgers of the Night di Caserta. Guardi, sentiamo un vai e vieni, il telefono non sentiamo molto chiaramente. Comunque noi la ringraziamo molto e sappiamo che abbiamo molti telespettatori appunto in Campania, nella regione Campania e in special modo su Napoli. Grazie molto. Grazie. Ecco Luca, torniamo. Devi, sì, dire, tu in questa serata, io la cosa che dico sempre del mio programma, dico del mio programma perché comunque sono l'autore, che ogni ospite diventa autore di se stesso. Quindi hai la libertà, naturalmente, con una modica educazione, chiaramente, no? Senza essere troppo maleducati. Io ritengo che si può fare televisione senza essere troppo maleducati. Ma voglio ascoltare il tuo parere su lungi, questo. Lungi da me l'essere maleducato, anzi. Allora, mi hai chiesto che pedofilia, che cosa mi fa venire in mente? Orrore. Una cosa assurda, allucinante per me, fuori dal mondo. Tu hai figli? Io ho un figlio, ero lì che volevo arrivare. Io ho un figlio, cerco di seguirlo il più possibile. Finora non è successo niente di particolare, però le antenne sono sempre dritte.
mille attenzioni sull'uso di internet. Quindi soprattutto vanno un po' più seguiti i figli, non basta dargli le 10 euro, 50 euro, no, ecco, assolutamente. Vai a giocare, anzi, vai, ecco, bisogna, anzi, o perlomeno operare poi con i nonni che non dobbiamo dimenticarci, sì, che anzi fanno un'ottima compagnia ai nipoti, cioè di non lasciarli soli, ecco, a volte si lasciano questi ragazzi anche davanti a un computer oppure no, a una TV, ore e ecco, ore e ore. Qui stiamo vedendo appunto l'esempio, no? Dall'altra parte giustamente dice padre, non sai chi c'è, quindi prima di mettere foto, soprattutto sto parlando di minorenni, di mettere foto, ricordatevi che quello che una volta viene immesso online è difficile dopo da rimuovere. È vero. E quindi non sai che uso ne verrà fatto della tua foto. Infatti a tanti amici anche su Facebook, su social network, che vedo con foto con i figli, con minori, a tutti dico, io non ho una foto di mio figlio online, per dire, sì, nel modo più sì, assoluto, sì, perché non sai mai chi vai a incontrare. Però Luca, io, perdonami, volevo entrare un po' più nella notizia, in questo senso. Allora, secondo te è malattia, va curata, o cosa faresti a una persona che tu... Perché teniamo presente comunque un umano come noi, no? È un sì, uomo, infatti sì, da quel lato, hai visto filmato prima, era il padre di questa bellissima ragazzina. Allora. E intanto già di lì si vede perché era sola lei e solo lui, quindi cosa abbiamo detto noi prima è anche veritiero, insomma. Allora. Oggi ci si isola un po' troppo con questa tecnologia, sei d'accordo? Sono d'accordissimo e mi hai chiesto che cosa... Sì, espressamente, ti ho detto, allora, sempre con educazione. Ma tu, io sono educatissimo. Allora, la pedofilia è ovvio che è una malattia, c'è qualcosa che non va nella testa del soggetto e quindi il soggetto va curato, ovviamente va curato, però da quel che mi risulta non ci sono delle grossissime terapie per questo maledetto vizio. E quindi io sono molto drastico. Allora, il pedofilo, finisco? Sì. Allora io, il pedofilo, gli offro l'opportunità di scegliere tra la castrazione chimica e quella chirurgica. Una delle due. Infatti so nel momento in cui... In America è accaduta una cosa del genere. Nel momento in cui non avrà più questo stimolo, questo bisogno di andare con dei bambini... Sì. Io penso che la cosa sia finita. Guarda, adesso su questa frase mandiamo... c'è un altro filmato molto forte. Grazie, chiediamo alla regia se è pronto. Grazie. No, e non parte. Non parte? Sì. Ok, allora Luca puoi continuare. Esprimerti. Vabbè, quello che ho detto saranno state parole forti, qualcuno non condividerà, per l'amor di Dio, però questo è il mio pensiero. Cioè, anche secondo perché te ho letto quello, perché tanto non c'è soluzione. Ma giusto? Io ho letto di pedofili che dicono tanto prima o poi ci ricado, ho questo impulso, ho questa cosa irrefrenabile, sì, e quindi prima o poi l'occasione mi si ripresenta e io non riesco a contenermi. Allora di fronte a uno che ti fa un discorso del genere, certo, come ti puoi comportare? Certo, quindi tu la pensi così. Invece chiediamo un attimo, sì, alla nostra piccola Laura, sì, l'altra Laura. Siamo contornate da tante lauree stasera. Abbiamo proprio una mail di una mamma, Maria, sì, da Parma, che ci dice che cerca di impegnare le giornate delle figlie, una di 12 anni, una di 14, proprio perché non abbiano modo di avere a che fare troppo con i social network, con internet, cerca, non so, di quindi, portarle in luoghi, in palestra o in luoghi dove siano al sicuro, diciamo. Quindi, perché si sente un po' colpita, insomma, da questi fatti di cronaca. E quindi ritorniamo sempre sulla stessa cosa, insomma, che non bisogna isolarci più di tanto. Allora, non so se è pronto l'altro filmato? Chiediamo alla regia? Non ancora? Allora, intanto io voglio chiedere una cosa a Laura.
Ma so che hai fatto appunto mille cose, vedi come parliamo di profondità, argomenti sì. di profondità e poi andiamo semplicemente su quello che sei tu o che è Luca, eccetera, che ormai Luca lui, vabbè, è conduttore più pazzo di Bologna o sbaglio? Vabbè. Reggio Emilia. Non venire qua in Veneto perché già ce ne siamo troppe, un po' pazzi, però... Cosa pensi tu per affrontare con dignità, con serietà, cosa bisogna fare nell'ambito dello spettacolo secondo te Laura? Tu che hai fatto di tutto comunque, perché io sono sì. rimasta, ho letto a parte da quello che so personalmente, però ho letto anche il tuo curriculum da attrice di teatro, modella, presentatrice, ma secondo te cosa bisogna fare? Ma non sentirci sempre dire no, ma in quel mondo lì, altro che pedofilia, questo e quell'altro, in quel mondo lì siete tutti... esattamente, come bisogna fare per farci notare, come tu in questo caso, questa sera, non riprendete Maristella, guardate questa bellissima modella, ecco qua, ecco, che cosa vuoi dire tu ai telespettatori a casa? Esattamente. Ma allora io ti posso parlare della mia esperienza. Ho fatto tantissime cose, alcune a livello locale, alcune anche a livello nazionale, per cui, di cui sono molto contenta e molto orgogliosa. E ho sempre cercato di essere comunque me stessa, di portare avanti con determinazione le mie cose, di studiare sempre, perché alla fine un po' di corsi, un po' di master con Alessandro Maggi piuttosto che sì, con Barbara Enrichi. Hai fatto di tutto con di più, la bravissima, rimasta. Cioè fare anche un applauso a Beatrice Bracco che purtroppo sì, facciamo, non è più con noi. Facciamo un applauso, davvero. E quindi che mi ha dato veramente tanto nonostante l'abbia vista soltanto a un paio di stage. Quindi. E ecco. Poi di provarci, in realtà è stata fortunata perché tutte le cose che ho fatto, quindi la pubblicità per sì. la Cifo, piuttosto che il programma di cui state vedendo, insomma, le immagini in sovraimpressione. E Italia Unica, il programma che esatto. stai facendo. Insomma, questo si aggiunge al tuo curriculum o sbaglio? Sì, 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 beh, assolutamente, ci mancherebbe. Okay. E quindi no, sono tutte passioni che ho cercato di coltivare e poi alcune cose sono nate per caso. Quindi l'ultima pubblicità che ho fatto a livello nazionale per la Cifo è nata proprio perché... avevo già lavorato col fotografo che è stato contattato per cercare una ragazza che potesse rappresentare lo spirito Cifo e ha pensato a me, quindi è stata anche ci credo, anche ci fortuna, credo che ha insomma, pensato a te, sei quindi... bella, semplice, brava, intelligente e colta, perché oggi ci vuole anche grazie. La cultura, però sì. voglio dire, ecco, non si può rimanere seri comunque facendo questo lavoro, certo, no? È comunque faticoso, perché non ho ancora sicuramente raggiunto i traguardi che vorrei, quindi una, diciamo, una popolarità più conosciuta. Ma perché ci sono sempre, scusami, perché io, vabbè, sì. tu dirai, allora perché tu sei sempre qui, Italia Amica, Canale Italia, insomma nel nostro piccolo comunque siamo una rete televisiva nazionale, insomma, chi più ne ha più ne metta, certo. no? Quindi ne sono comunque ma sono ben felice di essere ma, qui ecco, stasera, ma perché, cioè... scusami, secondo te ci sono sempre gli stessi volti? Sempre sì. le stesse facce, le stesse persone, cambiare un po', far magari un po' ruotare queste modelle, queste conduttrici giovani, dargli la possibilità di provare. Vero, là dietro sì. abbiamo il nostro pubblico, ma penso che sono d'accordo. Ah, io sono d'accordissimo con quello che dici tu. Soltanto che, ripeto, non è facile in generale perché soprattutto adesso in questo momento di crisi totale su tutti i campi sentivo anche persone proprio che vivono a Roma piuttosto che a Milano, quindi ho varie amicizie anche di persone veramente brave che sono uscite da Bologna e sono tornate da Roma col loro fagottino dicendo ho fatto esperienza ma niente, tabula rasa, perché purtroppo per fare un film con delle facce nuove poca gente, un programma con facce nuove, poca gente secondo me è disposta a buttarsi, a rischiare e fanno lavorare sempre le solite persone che comunque conoscono, sanno come lavorano e lasciano da parte secondo me persone che avrebbero veramente tanto da dare. Noi guarda avevamo pronte poi diciamo che nell'altra parte dopo la pubblicità abbiamo anche delle bellissime immagini tue, vedrai che dopo questa sera, dopo Italia Amica, Canale Italia, vedrai, ecco, accadrà qualcosa. Chiediamo invece, speriamo. Adesso ritorniamo sul non perché il tuo argomento non è serio, ma in profondità nella notizia che abbiamo dato, certo. appunto, molto importante. È pronto? Chiediamo alla regia il filmato. È sì, riuscito? Però. Ok, adesso ritorniamo proprio davvero nel profondo. Mandiamo il filmato e siamo di nuovo qua. E poi queste ragazze qui lavorano 6 giorni alla settimana. Vengono pagate un centinaio di euro al mese.
Invece, se vengono con noi stranieri, possono mettere da parte 400 euro al mese. Per uno straniero questi soldi sono niente, mentre per queste ragazze è veramente tantissimo. A loro conviene questo lavoro, conviene venire con noi. Alle volte i clienti mi chiedono se ho una sorellina. Io gli dico che non ho sorelle. E loro mi chiedono se conosco qualche bambino. Sì, alcuni clienti vogliono bambini, bambine. Anche di 7 anni o poco più grandi. È così. Dai 7 anni in su? Sì. Ragazzine e bambini? Sì, certo. Orribile. Ora ce ne sono tantissimi. Soprattutto bambine. Tantissime. Che fanno sesso? Sì. Ce ne sono tantissime. Un sacco di uomini, ma ti dico un sacco, mi chiedono solo una cosa. Trovare per loro delle bambine vergini. Ormai è una fissazione. Ma io gli dico che se vogliono queste cose, per loro c'è solo un posto dove andare, l'ospedale. Vadano lì. Perché sono pazzi. Basta andare in giro per le spiagge della Thailandia e dell'Indocina per rendersi conto di quanto sia grande l'aggressione al mondo dell'infanzia. Tanti ci chiedono di andare con loro nelle loro stanze per fare sesso con noi. Quello mi ha chiesto se volevo far sesso con lui, ma io gli ho detto di no. A me è successo che uno voleva sposarmi, ma la mia mamma non ha voluto. Ha detto che sarebbe stata una cosa molto brutta. Davvero? Sì. Ma scusa, quanti anni hai? Io? Ho 14 anni. 14? E quanti anni aveva lui? Credo una 55 anni. Io avevo 12 anni allora. Lui prima mi regalò dei vestiti, poi un po' di soldi e poi chiese di parlare con mia madre. Io pensavo che fosse una persona buona, una specie di nonno che voleva aiutarmi. Ma lui voleva altro e a mia madre promise un sacco di soldi se lei avesse accettato. Quanto offriva? Erano un sacco di soldi, ma mia madre non li ha voluti. Quello era solo un porco, uno che mi voleva fare male. Ci sono stati anche altri a cercare di fare certe cose con te? Altri due, anzi tre, ma ho detto no. Tre uomini? Sì, ma gli ho detto no. E con te quanti? Solo uno. E con te? Nessuno. Digli la verità, digli di quel tedesco. Ho paura. Una volta uno straniero mi ha chiesto... Cosa? Quanti anni avevo e poi mi ha chiesto se volevo che mi comprasse qualcosa e se volevo andare in camera con lui. Ho detto no, ma un mio amico ha accettato e gli ha fatto tanto male. Un mio amico ci è andato, è mancato dalla spiaggia 3 giorni. Poi quando è tornato era un altro. Litigava sempre, era nervoso, faceva botte con tutti. Ora non viene più. Amici, dopo arriva il tuo commento, Luca, perché ho visto le facce, le tue facce che facevi. Ma comunque non basta andare tanto in là, anche in Italia ce n'è parecchia secondo me. Comunque vorrei ringraziare la testata giornalistica di Rai 3 che ha fatto davvero un ottimo lavoro, quindi chiediamo sempre grazie perché andiamo a prendere queste notizie così che cerchiamo sul nostro appunto computer, ecco cosa bisogna usare e come bisogna usare il computer, insomma online eccetera, per le cose che servono per lavoro oppure puro divertimento ma senza andare troppo, quindi Luca dopo la pubblicità mi raccomando amici, sono davvero pochi minuti, siamo nuovamente qui in studio e commentiamo questa non posso dire bella notizia ma questa brutte notizie. Grazie. Hai subito intrusioni indesiderate, furti, aggressioni o sei in ansia per i tuoi cari? Rivolgiti con fiducia alla Investigation Security Group. Operiamo su tutto il territorio nazionale.
nel rispetto delle normative vigenti, grazie ad uno staff esperto e dinamico, ed offriamo servizi di investigazione, controlli prematrimoniali, verifica lealtà soci e dipendenti, antitaccheggio, accompagnamento e sorveglianza giovani presso discoteche, concerti ed eventi. Inoltre guardiania non armata per cantieri, centri commerciali, imprese ed uffici, ma anche portierato, servizio accoglienza e hostess. Investigation Security Group offre anche promoter per mostre, sicurezza per eventi e tanto altro. Chiama con fiducia. Abbiamo una soluzione per ogni tua esigenza. Investigation Security Group. La sicurezza al primo posto. L'Hotel La Bulesca si trova a 6 km dal centro storico di Padova, sulla statale 11 che porta a Vicenza, in località Rubano, provincia di Padova. La Bulesca, luminoso, tranquillo, immerso nella quiete del suo parco, vicino ai caselli autostradali di Grisignano, Padova Ovest e Padova Sud, che permettono alla clientela di raggiungere facilmente qualsiasi meta. Le camere sono tutte dotate di servizi privati, aria condizionata, telefono diretto, collegamento wifi, frigo bar, cassaforte e TV. La Bulesca, ed è già vacanza. La Techno System 3 si occupa di progettazione e installazione di impianti antifurto, antitaccheggio, antincendio e videosorveglianza, impianti elettrici, condizionamento e depurazione aria, impianti telefonici e trasmissione dati. Techno System 3. Il vostro comfort è la nostra filosofia. Studio. Allora, prima della pubblicità abbiamo mandato quel filmato davvero molto forte. Io mi voglio rivolgere, prima che insomma parlare di o ascoltare il telefono, perché davvero sopra, e dico la verità come dico sempre, ma c'è la regia che non sa più cosa fare. Però vorrei dare prima la parola a Luca. Luca, cosa stavi dicendo prima della pubblicità? No, cosa mi è venuto? Aggiungo all'orrore che dicevo prima, il disgusto, perché sentire la testimonianza diretta di una ragazzina
che dice che un signore, un delinquente malato, gli ha chiesto se avesse un amico di 7 anni. Sì. Cioè, ci rendiamo conto del livello di... Non riesco a chiamare persone queste. Luca, anche perché comunque sei soprattutto anche padre, però hai visto anche filmati di prima. No, ma lascia stare, a maggior ragione, ovviamente, essendo padre, e uno vede sempre il proprio figlio, certo. Lì identifica questo, ho capito quello che mi vuoi dire. Ma anche scindendo la cosa, anche prima di diventare padre, il mio pensiero è sempre stato questo. Una cosa assurda e per me è allucinante. E comunque, insomma, se non c'è niente da fare, forse prima venivano meno fuori queste notizie perché c'era meno informazione, meno tutto, però credo che ci sia sempre stata questa, io la chiamo semplicemente malattia, ma forse non è soltanto malattia, è, oserei dire una parola, insomma, siamo in una fascia protetta, quindi non possiamo usare degli aggettivi troppo, delle parole troppo, insomma, troppo forti. Chiediamo alla regia, ci sono tante telefonate, noi amici possiamo solo sceglierne qualcuna così a caso per non fare torto a nessuno, perché davvero abbiamo poco tempo. È caduta la linea? Sì. E allora adesso da tanto hanno detto qui non ci rispondono, allora facciamo leggi le mail, Laura? Sì, c'è una signora che appunto guardando il filmato di prima le viene in mente come ci siano proprio delle persone che vadano addirittura in vacanza apposta per appunto trovare questi ragazzini giovani che magari hanno bisogno di soldi perché non hanno cibo e altro, sì. In questi posti meno fortunati, insomma. Ecco, guarda, adesso comunque, allora, la cosa base, Luca, intanto tu vedi che io parlo di argomenti molto forti e poi mi collego sempre alla vostra professione, perché anche da voi capitano ragazzine, giovani, tu mi sembra che conduci, presenti, certo. Senza mi sembra, soprattutto fai questo, sì, no? Certo. Cosa stai facendo ultimamente come lavoro? Ultimamente sto facendo delle serate live, discoteca, piazze. Io volevo chiedere, perdonami Luca, ti interrompo, alla regia c'erano delle immagini di Luca Pedersoli, ci sono? Vogliamo mandare? Adesso le mandiamo e poi c'è anche la telefonata. Ok, Luca, dimmi, perché volevo sapere intanto. Sì, faccio serate live, quindi presentazioni dirette, non televisive, ma. Ah, beh, bell'uomo! Bello, ecco. Ho fatto piccole particine, spot pubblicitari. Che anche tu fiscio. Fiscio, hai fatto tante cose, sì. Ma non è per dire, perché hai fatto cose importantissime, però anche tu con questo viso, con questo carisma, con questa cosa, comunque non sei riuscito, diciamo, forse a fare, perché so che a te piace anche il programma sportivo, un programma che dove sì, ecco. sì, programma sportivo che sembra con tutti gli scongiuri facciamoli, però noi... del caso sembra si possa fare qualcosa di concreto, ecco. Quindi vabbè, ma come mai secondo te non sei mai arrivato proprio dove comunque dai, lo dico con franchezza, allora, meritavi di arrivare. Allora io credo che innanzitutto la provincia non aiuti, ovviamente abitando a Reggio Emilia non sei a Roma, non sei a Milano. Beh. Poi probabilmente non lo so. E non sei a Rubano in via Paginotti. E non sei a Rubano. E non sei al canale Italia, ma insomma Italia. Quando amica, mi chiamerai dai. A condurre con te. Tanto già sei qua. Tanto già sei qua, poi dopo vedremo cosa possiamo fare insieme. Noi insieme, mi raccomando, alla famiglia, alla moglie, perché poi già io che ti chiamo sempre professionalmente. Tesoro, non vorrei che uno fraintenda. Scrivi o telefona tesoro. È un modo affettivo questo di chiamarti. Dai, già che sei qui con Italia Amica, siamo comunque un programma nazionale, ce la tiriamo così, dai, diciamolo tutto, però è così. Beh, in alcuni punti non si vede nemmeno la RAI, nemmeno la Finvest, dai, è successo un casotto con questo digitale, è successo di tutto e di più. Però noi siamo una rete nazionale. Appunto. Insomma, quindi bando salutiamo le dalla Valle d'Aosta alla Sicilia. Giusto? Quindi già stasera sei arrivato, sei qua con noi. Ecco, chiediamo un attimo, ascoltiamo, c'è la telefonata prima del video? Cioè prima del filmato? Pronto? Pronto. Pronto, buonasera. Rita Speranza. Un applauso, Rita. Grazie di averci chiamato. Grazie di cuore, tesoro. A te ti chiamo tesoro. Ma la grande. Problemi.
Allora, abbiamo trattato argomenti, tu lo sai che io amo sempre sdrammatizzare, quindi ho presentato anche i miei ospiti come era giusto e doveroso fare, però sai che trattiamo argomenti molto forti, anche quando tu non ci sei, ma sappiamo che dall'altra parte tu ci sei sempre con noi, giusto? Assolutamente sì, volevo intervenire perché questa puntata diciamo che cade acceso per quello che è accaduto alle ragazzine liceali piccole di Roma che si prostituivano e tra queste ce n'era qualcuna addirittura con il consenso della mamma. Ma difatti, scusami Rita, ti interrompo, non so se hai visto prima della pubblicità, No, ho visto il filmato. Ho detto, non serve andare troppo lontano. Non serve perché... andare lontano, è proprio questo che volevo dire, che non solo non serve andare lontano, non capisco in ogni caso una cosa di questo genere, ci mancherebbe altro, ma se lì è giustificato, tra virgolette, da una povertà assoluta e quindi è sempre colpa dei governanti, noi l'abbiamo detto la scorsa settimana in trasmissione Maristella, che devono assolutamente le istituzioni darsi da fare in tutti i paesi del mondo, quindi figuriamoci, voglio dire... Qui in Italia, dove non c'è questa fame così nera come in Thailandia succede spessissimo, anche quando non è denunciato. Quello che voglio porre l'attenzione, noi la scorsa settimana abbiamo lanciato un input e abbiamo detto famiglia, scuola, società, istituzioni, tutti messi insieme, forse riusciremo a distruggere questo problema infame, perché non ho un altro aggettivo da adoperare. Rita, ma se le mamme, scusami invece, prof, Rita, patron, tu sei di tutto e di più. L'abbiamo detto, lo voglio dire in diretta, ma troppo ci copiano altri programmi. Perché davvero noi lanciamo le nostre cose. Ne ho visti due di telegiornali, se mancava solo la mia voce, ma poi hanno usato tutto quello che ho detto io domenica da te. Lo so, ho seguito. Te lo garantisco, ma se questo serve a mandare il messaggio, noi siamo ben fieri, perché stiamo parlando di una cosa seria, intelligente e di una cosa che deve assolutamente andare avanti. È un tam tam che dobbiamo continuare a fare. Noi diciamo violenza contro la donna e poi già a 7 anni le buttiamo nei letti degli uomini. Ma che cazzo di mamme di merda sono, scusatemi per le parolacce. Attenzione che siamo in fascia protetta, Rita. Guarda, è un argomento che mi fa andare fuori di testa. Senti, a proposito di fuori di testa, perché davvero abbiamo troppo poco tempo. Ma pare la nonnina di Matteo, quanto Bellissimo questo bambino, sei felice Rita? Sì, molto felice stamattina. Felice davvero, un augurio tanto di grazie, loro a tutta la tua famiglia, che davvero i 3 ragazzi stupendi e 3 nuore stupende. Dai. Sicuramente sì. Grazie Rita del tuo intervento. Buonasera Rita. Ascolta Rita, come sta andando il tuo lavoro? Sta andando bene, il mio festival sta andando benissimo. Bene. E anche l'altro lavoro che ti proponevo ho cercato di mettere giù, del quale abbiamo già parlato, delle cose molto serie, poi ne parliamo in settimana. Ok per tesoro. Ora in bocca al lupo per tutto. Ah, presto di nuovo qui con me, lo sai che mi manchi. Verrò sicuramente, pure domenica prossima. Ciao tesoro, ciao. Un bacio. Allora stavi dicendo, Luca? No, avevo concluso, sì, mi mancava infame, infatti non me era venuta. No, questa Rita, Rita guarda, lei è diretta. Lei, cioè, guarda, lo sai perché comunque... Un genitore che dà il proprio ufficio. Cioè, sì, esatto, quindi io vi ho detto prima, non serve andare troppo là. Allora, guarda, abbiamo davvero poco tempo, Laura, purtroppo un'ora... Noi volevamo trattare un altro argomento che poi riprenderemo la prossima settimana, anche se abbiamo con noi, voglio ricordarvi come ospite, ve lo ricordate? Lisa dagli occhi blu, il nostro Mario Tessuto sarà qui con noi domenica prossima, che io mi sbaglio sempre con questo sabato, non cambiatemi più giornata, lasciatemi la domenica, quindi sarà questo grande, insomma, che anche lui una buona parte di storia di musica italiana ha scritto anche Mario Tessuto, e poi ci sono anche delle altre chicche proprio importantissime, quindi riprenderemo, ma vorrei ricordare anche quel ragazzo che trattiamo da pedofilia, andiamo in argomento gay, che è molto forte anche questo argomento, è altro che avere soltanto, io guardo sempre l'orologio perché siamo in diretta, abbiamo più un quarto d'ora, però insomma vorrei chiedere alla regia se c'è quel filmato di quel ragazzo di Roma, l'ultimo, o quello di 14 anni che è già accaduto quest'estate, oppure l'ultimo, quello di 21. Va bene, mandiamo l'ultimo, grazie. Abbiamo ripreso noi, quindi io ringrazio sempre perché insomma non è un operato nostro, sinceramente. Allora, prima della telefonata, Luca, tuo riguardo, avevamo parlato prima di cosa ne pensi? Ecco, questa
diciamo, secondo te è giusto che un ragazzo si uccida perché non ha capito? Oppure che cosa ne pensi comunque del gusto sessuale? Sinceramente, tu sei autore di te stesso, perché la nostra particolarità, ecco, è questa. Uno è libero di fare quello che ovviamente meglio crede dal punto di vista sessuale, uno può avere i propri gusti. Entrando qui nello specifico, io direi di andarci un po' cauti in questo senso. Allora, uno viene deriso dai compagni, dagli amici perché è gay, uno che viene deriso perché è grasso, sì, uno che viene deriso perché è rosso di capelli, che viene deriso perché è basso rispetto agli altri. Allora, cioè, non è un peccato, come tanti dicono, fa il peccato andare con un altro del tuo stesso sesso. Secondo te non è un peccato? Non è un peccato. Uno è libero, i gusti sono gusti, uno è libero di fare quello che vuole. L'importante è ovviamente che tu mi vuoi portare su questo. Allora, te lo dico, va bene. Allora, uno è libero di fare quello che vuole. Sì, e quello l'abbiamo già detto. Benissimo, perché abbiamo pochi minuti. Perfetto. Però che non si pretenda come coppia omosessuale di avere gli stessi diritti che ha una famiglia che per me è l'unica esistente, formata da un uomo e una donna. Allora, ok, ascoltiamo la telefonata. Pronto? Sì, pronto. Buonasera. Buonasera, ci perdoni perché davvero il tempo è pochissimo, stavamo appunto discutendo su questo tema. Quindi ci scusi, ma non è che attende per qualcosa di diverso, proprio perché stavamo parlando dell'argomento e dobbiamo velocizzare tutto. Ci dica, buonasera, da dove ci chiama? Io vi chiamo da Bari. Da Bari? Sì, da Bari. Ho capito bene. Dica, a che proposito voleva parlare? Per quanto riguarda questo problema dei gay, insomma, diffuso anche per quanto riguarda... perché vengono, queste persone vengono anche molto insultate. Sì. Allora quello è, allora hanno vergogna di tutto ciò, insomma, che viene fatto, insomma, da sé per sé, da tutte queste persone, insomma, che vengono insultate. Ecco, che questo proprio non è... gesti molto estremi. Ecco, che questo non è giusto, perché l'importante, insomma, è fare le cose in una giusta maniera, non volgare, poi il gusto sessuale, quello... deve essere libertà, questo in questo senso? Sì, giusto, giusto. Grazie, grazie tanto di cuore. Ci saluti Bari, eh? Buonasera. Penso che dobbiamo mandare nuovamente alla pubblicità, velocemente. Grazie, ritorniamo in studio, grazie. Subito intrusioni indesiderate, furti, aggressioni o sei in ansia per i tuoi cari, rivolgiti con fiducia alla Investigation Security Group. Operiamo su tutto il territorio nazionale, nel rispetto delle normative vigenti, grazie ad uno staff esperto e dinamico, ed offriamo servizi di investigazione, controlli prematrimoniali, verifica lealtà soci e dipendenti, antitaccheggio, accompagnamento e sorveglianza giovani presso discoteche, concerti ed eventi. Inoltre guardiania non armata per cantieri, centri commerciali, imprese ed uffici, ma anche portierato, servizio accoglienza e hostess. Investigation Security Group offre anche promoter per mostre, sicurezza per eventi e tanto altro. Chiama con fiducia. Abbiamo una soluzione per ogni tua esigenza. Investigation Security Group. La sicurezza al primo posto.
L'hotel La Bulesca si trova a 6 km dal centro storico di Padova, sulla statale 11 che porta a Vicenza, in località Rubano, provincia di Padova. La Bulesca, luminoso, tranquillo, immerso nella quiete del suo parco, vicino ai caselli autostradali di Grisignano, Padova Ovest e Padova Sud, che permettono alla clientela di raggiungere facilmente qualsiasi meta. Le camere sono tutte dotate di servizi privati, aria condizionata, telefono diretto, collegamento wifi, frigo bar, cassaforte e TV. La Bulesca, ed è già vacanza. Eccoci nuovamente in studio. Allora dobbiamo mandare anche la nostra pubblicità, perché appunto è grazie al sostegno della pubblicità che siamo qui. Intanto vorremmo ringraziare anche il nostro direttore commerciale Alessandro Virzi, perché per il suo aiuto, il suo operato per Italia Amica. Allora Luca, che prima ti ho detto stringiamo, ma stavi dicendo delle cose però importanti, se no non approfondiamo niente. Infatti chiediamo alla regia, non mandiamo magari l'altro filmato, riprenderemo in altre puntate, ma ci tengo insomma a approfondire questo argomento, perché altrimenti davvero non riusciamo ad andare in profondità in nessuna cosa, diciamo mille cose, ecco. Quindi ci tengo che tu vai un po' a fondo. Stavo dicendo che i gusti sono gusti, ognuno è libero di vivere la propria vita sessualmente come meglio crede. Però, per quanto mi riguarda, non può pretendere di avere gli stessi diritti che ha una coppia formata da un uomo e da una donna. Punto. Questo era il mio discorso. Secondo te, Laura, come ne pensi per il gusto? Ma hai detto che tu comunque hai anche lavorato con... Sì, insomma, no, io ho lavorato e ho persone tuttora, splendide, e ho tuttora amici gay, amiche lesbiche, quindi ci usciamo, ci parliamo, scherziamo, sono persone per me fantastiche, davvero eccezionali, con una sensibilità molto più forte della norma, e mi ci trovo veramente molto bene. Sul fattore del fatto della, appunto, come diceva Luca, della famiglia di fatto, ecco, lì ho un po' di dubbi anche io, sul fatto di come più che altro crescerà il bambino, ma non che crescerà senza amore, ma con che idea cresce, cioè ho una mamma, due mamme, due papà. Ho due mamme, due papà, quindi magari la sua idea potrebbe essere un po'... Da dove sbuca questo bambino? Beh, chiaramente quando poi avrà l'età giusta per capire, gli verrà detto, però comunque è chiaro che è molto strano, no, come cosa, anche per lui, abbiamo giustamente. Abbiamo esempi importanti, quindi, dove a volte sono più felici i bambini con due papà, no, o due mamme. Che, certo. Però insomma la natura non è quella. No, dobbiamo no. Comunque, secondo me... Direi di sì. Laura, c'è... Brevemente, c'è un'email? Sì, abbiamo un'email per quanto riguarda la signora Maria, per quanto riguarda appunto questo argomento, che ci dice che proprio in questi giorni a scuola ne hanno parlato e i ragazzini si chiedevano appunto, si facevano domande, si chiedevano qual è la mamma, qual è il papà, come viene appunto vista da loro in maniera un po' strana, perché dicono abbiamo due mamme, abbiamo due papà, abbiamo... Quindi hanno un po' di confusione, non è come esatto. Vogliono far apparire
magari che no, tutto va bene. No, non io è intendevo così. Questo, il fatto di poi creare un po' di confusione proprio nel bimbo, ma non in fatto di mancanza d'amore o simili. Cioè. Esatto, la sostanza è questa. Ok, il vostro gusto sessuale è quello. Va benissimo, lo rispettiamo. Io ribadisco, la persona più cara a me purtroppo non è più in questo mondo e nell'altro, è stata una persona gay. Si può dire che mi ha ridato la vita, quindi per me è stato un secondo papà, per cui voglio dire, viva a meno, d'altra parte viva le persone così, certo. Per me. Però anche con lui sempre si discuteva e si diceva, però io non farei mai, non so, un matrimonio con un altro uomo, adottare un bambino, adottare una bambina, quello no. Il mio gusto sessuale è un altro, posso convivere, posso stare insieme a una persona, a un amico benissimo, però più in là. E infatti ha sempre vissuto certo. Comunque rispettosamente, diciamo. Ci mancherebbe però, altro. Comunque, se una persona vuole unirsi, anche quello... magari con dei diritti civili, tu dicevi Luca no. No, diritti civili nel senso i diritti riconosciuti alla famiglia istituzionale uomo donna, no. No, perché una coppia di uomini o una coppia di donne per me non sono una famiglia come la vedo io, formata da un uomo e una donna. Ecco, e quindi per te, Laura, la stessa cosa? Sì, io resto ancora un po' nel dubbio, però effettivamente col fatto di crescita di un figlio e simili, anch'io sono lì sul tentenno un pochino, perché sono scelte comunque molto delicate da fare. Non faccio nomi, ma molti programmi secondo me hanno proprio anche la... quindi si schierano completamente. Io credo che anche le persone o le coppie gay, omosessuali, lesbo, tutto quello che vuoi, che comunque in questo momento hanno adottato un bambino, io gli faccio tanti auguri, certo. Sono contenta perché anzi salvano magari un essere umano da chissà quale... Non perché tutti, per la carità, non tutte le case famiglia o tutti gli orfanotrofi sono uguali, ma per la carità. Però ci sono poi altri shock che sono molto più forti di avere due mamme, certo, o avere due papà. Certo. Quindi questo lo ribadisco. Però noi abbiamo il coraggio, noi di Italia Amica, di dire semplicemente come la pensiamo. Uh-huh. In quanto a questo non siamo molto d'accordo. Tu, Laura, nemmeno, vero? No, assolutamente. Sempre così dolce, lei dice le cose sempre così con delicatezza, così nessuno si offende. Esatto. Non sei d'accordo. Allora, Luca, qual è il tuo prossimo lavoro? Hai detto che forse facciamo gli scongiuri. Facciamo gli scongiuri, dai, lasciamo stare. Ma intanto, scusami. È lavoro televisivo importante che spero ovviamente vada in porto. Vabbè, non cito la rete, non cito niente. Trasmissione sportiva, sì. Tanto abbiamo già la modella qua. Se no, certo. Altrimenti te la freghiamo noi. Scusa. Allora, io vorrei fare una cosa. Guarda, visto che queste immagini io non so, non le ho viste in regia, ma scusa, Laura, ce la fai a alzarti per noi? Allora, alzarmi? Mi raccomando, regia, regista, non svenire. Laura, ti alzi. Tiro su. Ma insomma, ragazzi, dai, su. Allora, ma vogliamo veramente lavorare? Poi una ragazza seria, dolce, colta, ecco qua, guarda in Italia cosa abbiamo, non andiamo più in là, dai che noi le abbiamo qui le nostre, non voglio dire, dai, su. E l'ho scoperta io, l'ho scoperta io. L'ho scoperta Luca, quindi avete già tutto, dai, per poter fare un programma, io di Italia Amica vi faccio l'in bocca al lupo, però non dimenticatevi di questa Maristella, No, ma ci mancherebbe. Mi raccomando, perché è importante. Allora, intanto, grazie Laura per essere intervenuta qui a Italia Amica, io ti faccio grazie tanto in bocca al lupo. Grazie per essere stata con noi, grazie a Luca perché è sempre stato comunque conduttore, presentatore, sincero. Vuoi che mi alzi anch'io? Ma no, io e te anche in piedi o seduti è la stessa cosa. Però so che tu una volta hai presentato anche, una volta, lo fai ancora, hai presentato anche Renato Zero, uno spettacolo. Renato Zero, sì. Quindi Renato hai fatto Zero, cose... Modena, andiamo indietro un pochino, sì. Infatti lo salutiamo. Nomi importanti. Sì. Guarda, mi raccomando, Renato, dobbiamo fare, guarda, te lo dico poi in diretta, una foto insieme, perché tutte le volte non riusciamo a farci questa foto. E poi un giorno diranno, come già è successo altre volte, non è vero che si conoscevano, non è vero, ci conosciamo io e te, Campo dei Fiori, pizzeria, una volta lì di fronte proprio alla cancelleria, alla chiesa c'era una pizzeria dove ci siamo conosciuti, lì abbiamo incontrato. Lui è bello, è un artista importantissimo, perché è così anche sul palco, proprio come lo incontri a Campo dei Fiori, in piazza, dappertutto. Ok, manca davvero non so se un minuto o pochi secondi, io voglio ringraziare, approfitto, dimmi. Sì, brevemente. Signora Ingrid, in piena sintonia con affermazione signor Pederzoli riguardo famiglia e tradizione fatta da uomo e donna. Ma che bello, grazie, grazie davvero. Ingrid. Allora, grazie a Laura.
Grazie a Luca Perderzoli, in bocca al lupo. Grazie alla nostra Laura, cognome? Spimpolo. Spimpolo, non Spimpolo, come diceva Maristella. Spimpolo, Spimpolo. Grazie da Maristella, mi raccomando, questa sera non mi sbaglio. Domenica prossima alle ore 20. Ma poi comunque avremo altre sorprese. Dai, dai, che poi il programma lo aumentiamo di orario. Grazie per averci seguiti, alla prossima. Io come sempre vi mando un bacio così, virtuale. Ciao. Il concerto che ancora e sempre sarà.